Ora si registrerà la conferenza. Perfetto, quindi Ok. benissimo. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Ufficialmente iniziamo questo webinar dedicato ai rapaci e alla falconeria. Il nostro relatore, nonché esperto, nonché falconiere, nonché di su, nonché di qua, nonché di là, è Luca Amato e siamo contentissimi di averlo con noi. Noi chi siamo? Noi nel senso che ci sono io, Cristina, ma c'è anche Elena che è dietro le quinte proprio per cercare di aggiungere altre persone che si sono connesse da poco. Facciamo parte di Sintonia che si occupa di eventi per animali. Usiamo questa piattaforma appunto per la gestione di webinar, per passare la conoscenza tramite l'esperienza e la passione soprattutto dei nostri esperti su diverse appunto, specie animali o razze. In questo specifico caso oggi siamo qui per parlare appunto di rapaci, di falconeria, poi ci studieremo anche nei pappagalli. Ma passerei appunto la parola a Luca per un racconto di questo mondo un po' misterioso, per fortuna ancora abbastanza selvaggio, nel senso che l'uomo non ha ancora raggiunto i cieli e quindi Più lasciamo la natura per qua, più o meno, la lasciamo per quanto più libera possibile. E quindi niente, Luca, tocca a te, raccontaci di ma questo allora mondo io volevo che ha iniziare una bella storia. Vedi tu. magari a parlare proprio della falconeria in sé, perché anche soprattutto su internet si sente sempre parlare di falconeria. Poi quelli che praticano la falconeria sono ancora quattro gatti, poi parlando di falconeria vera. Cioè non è l'avere un rapace in casa che identifica come falconiera, anche perché la falconeria è una pratica venatoria, quindi un'arte, diciamo, della caccia, fatta in che modo? Cioè il falconiere con il suo rapace, che generalmente è un falco o un'aquila, e si va a caccia. Però non è una caccia fatta per fare bottino, cioè è completamente diversa come impostazione rispetto alla caccia, quella tradizionale col fucile. Cioè la falconeria esiste da circa 4.000 anni in tutto il mondo, si suppone sia iniziata così, agli albori tra la Cina e tutta quell'area che va dal Kazakistan, alla Mongolia e nel Medio Oriente, altro non era che nata come una pratica di sussistenza, quindi cercare in qualche modo, anziché usare l'arco e le lance, dato che l'uomo aveva già il cavallo, aveva già i cani, vedere di avere qualche altro alleato. In realtà poi si è visto che non portava, cioè non si sopravviveva andando a caccia con i falchi, perché generalmente, a parte qualche rara eccezione, i rapaci catturano bene o male quello che gli serve per sopravvivere a loro. Quindi, Loro. se noi andiamo a sfruttare quella che è la loro cattura per soddisfare le nostre esigenze, il falco ci muore dopo poco tempo perché non ha più niente da mangiare. Ovvio, oggi ci sono si usa l'alimento congelato e tutto quanto, però andando indietro di 4.000 anni è già tanto che Chiaro. magari si dava un riparo sulla testa ad un rapace. Quindi c'è un po' di confusione generale. Si pensa che fare magari una dimostrazione di volo sia falconeria, quando invece non è così. Oggi, fortunatamente, ci sono delle tecniche di gestione in cattività, di allevamento, soprattutto estremamente all'avanguardia, cioè si tratta di ci sono alcune specie di rapaci che non si sa ancora effettivamente quanto vivano, perché sono in cattività magari da 30 anni, sono ancora vive in salute e non si riesce anche a dare un'età, una stima su quello che può essere l'indice, no, di vita di Certo. quell'animale. Per dire, le aquile, perché sono quelle un po' che ho io più a cuore, superano tranquillamente, parlando di aquile reali, anche 50 anni, 60 anni. Lo stesso altri rapaci di, no, lo stesso altri rapaci di taglia grande. Ci sono, per dire, falchi che da quando si è iniziata la pratica, diciamo, della falconeria moderna nel Novecento, ogni anno aumenta, diciamo, la stima della loro possibilità di vita in cattività. Ma questo non è perché sono i falchi che sono cambiati. I falchi, anche se vengono allevati in cattività, sono sempre gli stessi, fortunatamente, perché il bagaglio genetico selvatico lo mantengono, sono questi pochi decenni di allevamento in cattività che li vanno a cambiare assolutamente. Semplicemente quello che è cambiato è la gestione che viene fatta, quindi la cura dell'igiene, della medicina veterinaria che ha fatto dei passi da gigante, la Ecco, gestione spero completa. appunto ci sia un po' più di consapevolezza. Ma in realtà la consapevolezza c'è sempre stata, anche perché se non fosse stato per la falconeria, a oggi non ci sarebbe neanche l'idea di conservazione in cattività della specie, perché la falconeria quando è nata si trattava, ma quando è nata fino a
va bene 4.000 anni fa, va bene 1.000 anni fa circa con Federico II, che ha portato, diciamo, la visione quella moderna della falconeria, ma arrivati al Novecento la falconeria veniva praticata ancora in maniera classica, ci si catturava il proprio falco, lo si condizionava al richiamo, ad aver fiducia nei confronti del falconiere e poi lo si portava a caccia. È successo però che con i tempi che cambiavano, con, diciamo, la società moderna che prendeva sempre, diciamo, dominio, no? Sulla natura, quindi portando via habitat ad altri animali, in primis il falco pellegrino era quasi estinto in Europa. Nessuno sapeva come fare a reintrodurre, se non che i falconieri, gestendoli da sempre, sapevano che in una determinata tempistica di vita lo si poteva allevare in cattività e reintrodurre in natura senza troppi problemi. Nonché tutte le varie tecniche che vengono utilizzate per allenare i falchi alla caccia, quindi alla falconeria, tuttora sono usate per riabilitare quelli feriti da reintrodurre in natura. Quindi sia dal punto di vista conservazionistico, ma anche da quello, diciamo, della parte così veterinaria riabilitativa, Certo, ancora quindi è oggi. ad ampio spettro, insomma, la falconeria. Sì, ma per il Giusto? semplice motivo che chi pratica la falconeria per prima cosa ha amore per la natura vera e propria, senza fronzoli, cioè senza raccontarsi favole. Cioè, quindi, ovvio, la predazione di un rapace è uno spettacolo che magari oggi c'è chi non redisce, però la natura va avanti così da milioni d'anni. Se noi oggi siamo qui è perché società di cacciatori si erano unite per trovare modo di sopravvivere insieme. Quindi, diciamo che la predazione ha mosso un po' tutto quello che è la vita in natura, partendo dai batteri fino arrivando a noi. E tornando al discorso della falconeria, la falconeria alla fine cosa ha fatto? Ha fatto in modo di avere una conoscenza abbastanza alta già del mondo dei rapaci, perché già nelle Arte Venandi Cum Avibus, scritto da Federico II, si può considerare il primo trattato di ornitologia a tutti gli effetti con una visione scientifica, perché non descrive soltanto i rapaci, descrive anche uccelli acquatici piuttosto che altri animali che venivano considerati, sono tuttora considerati alcuni delle prede per i falchi da falconeria. Oltre a Certo. quello, anche la gestione in cattività, che è cambiata oggi, perché comunque è cambiata, si è, diciamo, modernata, ma non è cambiata poi così tanto, perché poi tutto quello che riguarda la gestione di un rapace in cattività si riflette su quella che è la loro biologia in natura. Cioè, i rapaci, uno pensa che magari non conoscendoli come tutti gli uccelli, cioè la visione è quella così generale, non voglio dire ignorante, ma generale degli uccelli che volino e che volino dal mattino alla sera. È come se un uccello dovesse dire, è un essere umano, visto che è predisposto a camminare e correre, corre e cammina dal mattino alla sera. No. Parlando dei rapaci, i rapaci sono animali estremamente pigri e volano solo per pochissime necessità. La prima è quella di procacciarsi del cibo, la seconda è quella di attrarre il partner facendo dei voli nuziali, la terza è quella di eventualmente una sopravvivenza, cioè spostarsi da un punto all'altro per evitare un altro predatore, un antagonista, oppure farsi il bagno e prendere il sole. Cioè, non è che hanno una voglia di volare chissà quanto mitizzato come magari nelle varie credenze, ma basta vedere un documentario senza fare magari un appostamento dal vivo. Volano, ok, finito il volo, com'è che finisce il volo? O su una predazione, oppure perché fallisce la predazione si fermano, riposano e quando sono pronti nuovamente, ma perché istintivamente tutti i predatori sono pigri, cioè i leoni dormono 20 ore al giorno, il maschio arriva anche 22 ore al giorno a dormire, poltrire, a fare niente. Si sfrutta le energie che si hanno nel migliore dei modi, perché sanno che se non catturano oggi, non mangiano né oggi e probabilmente non mangiano neanche domani. Quindi devono gestirsi al meglio da quel punto di vista lì. Anche perché, tornando al discorso della falconeria classica, vista come caccia, i rapaci hanno dal 5 al 10% di riuscita nell'attacco di una preda. Ciò significa che, se fosse, ma queste sono leggi naturali, cioè se un predatore avesse una capacità notevolmente superiore di catturare le prede finiscono e la vita finisce. Fuori tutte, certo, già E finito il quindi gioco. deve essere tutto in equilibrio. E la falconeria, a parte qualche rarissima eccezione, tipo l'astore e lo sparviere, che hanno una percentuale più alta, infatti nel Medioevo l'astore veniva chiamato anche il falco del cuoco, proprio perché era quel falco che oltre a catturare magari la carne che serviva per la sopravvivenza del falco stesso, Certo. poteva prendere anche qualcosa per il In più. falconiere. No? Però è un'eccezione. Poi ovviamente la gestione in cattività non va a snaturare il rapace, però va ad esaltare le qualità in maniera comunque evidente. Quindi abituandosi a vivere sotto un tetto, abituandosi a mangiare tutti i giorni, via,
Diciamo che si riesce a fare magari delle azioni di caccia che sono magari leggermente diverse da quelle naturali, ovviamente, ma per il semplice motivo che mentalmente l'animale è più sereno, non ha l'ansia di morire il giorno dopo perché non mangia. Esatto, Quindi la realtà dei e fatti, riesce a capire che tanto il cibo gli arriva, insomma, riesce a capire che bene o male un perché è così, peso perché lo dà. poi i rapaci non sono animali che si affezionano particolarmente al falconiere, però il falconiere si affeziona tanto al proprio rapace. Quindi di conseguenza, poi ovvio, io sto dicendo le cose come stanno in una visione corretta. Chiaro. Se poi c'è una visione distorta dove quello che si definisce falconiere lo fa solo ed esclusivamente per sfruttare l'animale, con un altro discorso. Cioè, No, no, vabbè, è chiaro. non è né No, falconeria né assolutamente. altro. No, Quindi assolutamente. quello che però oggi, secondo me, nel 2020 deve essere interessante, sia sulla falconeria stessa, ma poi andando anche a deviare dalla falconeria, quindi passando direttamente al mondo dei rapaci, è quello che a livello storico il fatto di iniziare un allevamento in cattività, come hanno fatto in metà Novecento vari falconieri europei e nordamericani, è quello proprio che si è dimostrato che l'essere umano può allevare in cattività determinati animali per poi reintrodurli in natura. Ciò significa che oggi che abbiamo i problemi. Cioè, noi non abbiamo problemi fondamentalmente, sono gli animali che hanno problemi a vivere con noi, perché l'habitat è perennemente ridotto, ma per ragioni, cioè, abbastanza ovvie, siamo quasi 8 miliardi sulla Terra e non mangiamo neanche tutti quanti, tutti gli 8 miliardi mangiano tutti i giorni da riempirsi la pancia, l'agricoltura intensiva è ovunque, ha disboscato qualsiasi cosa e ovviamente questi animali, non avendo un habitat, non avendo il posto dove nidificare, non si possono riprodurre. Anche perché i ritmi dell'agricoltura stessa evitano la riproduzione non soltanto dei rapaci, ma della maggior parte Delle degli specie, animali certo. stessi. Faccio un Ahimè, esempio, io abito. È la purtroppo è verità, vero. io faccio un esempio pratico. Io abito a Vigevano, siamo circondati da risaie e da campi, no? Quando nidificano le pavoncelle a terra, poi passano sopra con i trattori e distruggono i nidi. Quindi voglio dire, la pavoncella è difficile che possa continuare a proliferare. Quindi viviamo in una realtà abbastanza dove l'uomo deve, per forza di cose, se ha interesse e amore per la natura, intervenire. Nel Assolutamente. Novecento si è praticamente dimostrato quanto sia efficace l'allevamento in cattività, quanto non vada a snaturare quello che è l'animale allevato, anche perché fino a quel tempo, per dire, gli zoo, i circhi erano una collezione fine a se stessa. Si pensava che un animale gestito in cattività dovesse essere, tra virgolette, condannato a vivere in cattività senza poter far nulla. Quindi messo in una gabbia e basta, e da lì si è invece dimostrato che la concezione, che è poi la concezione moderna di un parco zoologico o di altri parchi faunistici e via dicendo, è quella di conservare la specie, perché si può Ecco, perché riprodurre. questo secondo me è proprio da precisare, cioè non è che il parco zoologico piuttosto che i parchi a tema, eccetera, sono lì soltanto tipo circo a far vedere che l'animale vola o meno, c'è No, un lavoro allora. dietro, no? Dovrebbe esserci. Oltre che ci sono lavori ormai decennali di studi di migliaia di persone che dedicano la propria vita a quello, ma ti dirò di più, non è soltanto il parco zoologico, è anche il circo che contribuisce. Adesso poi magari tanti se la prenderanno per quello che dico, ma nei circhi la maggior parte dei felini che ci sono negli zoo arriva dai circhi, perché i leoni e le tigri si sono sempre riprodotti, gli scimpanzé sono sempre stati cresciuti a contatto con le persone, e se l'animale poi si riproduce vuol dire che così male non sta. Poi No, voglio, chiaro, è che probabilmente ovviamente, abbiamo questa concezione ma no, dello ma perché? sfruttamento, no, Ma sì, dell'animale. ma per il semplice motivo che tutte queste concezioni sono di matrice politica e basta solo per creare un ideale, perché? Ma basta aprire gli occhi, cioè, perché quello che si fa chiamare santuario, che tiene un animale in gabbia, va bene? Io che mi chiamo zoo e tengo un animale in gabbia non va bene, l'animale vive nella stessa identica maniera. Anzi, magari io, avendo un'idea scientifica, cercando con veterinari e ricercatori di migliorare sempre al meglio cioè quello che è il tenore di vita dell'animale, cercando di reintrodurre la natura, capendo qual è la causa dell'estinzione piuttosto che un'altra, andando a risolvere quella situazione. Magari aiuto anche un po' di più, piuttosto che dire: ah no, io me lo sono fatto dare perché poverino, era trattato male, quando invece magari non era neanche trattato male in alcuni casi, no? Ed è lì a far niente. Sì, l'animale sopravvive, mangia, beve, ok, gli tolgono la cacca e lo sporco, però poi che contributo si dà alla natura stessa? Cioè, bisogna vedere un pochettino, no, il discorso più ampio. E i rapaci, insomma, sono sempre visti un po' da una parte e un po' dall'altra, perché è Sì. sempre un animale abbastanza, cioè abbastanza, sicuramente sono animali affascinanti,
nella nostra mente rispecchiano comunque determinati valori anche legati poi al mondo storico, cioè a livello dell'umanità stessa del Medioevo, quindi si va magari a ricollegarsi a determinate vicende cavalleresche piuttosto che altro. Sì, chiaro. E quindi c'è sempre questo fascino, ci sono tanti che sono contrari alla falconeria, altri che sono favorevoli. Io adesso infatti, come ti anticipavo anche in privato, non voglio né essere da una parte né dall'altra, voglio riportare i fatti per No, no, quale chiaro, qui ragione. noi No. mettiamo proprio Voglio, sul piatto, non voglio dire la mia non, opinione personale, qual è che la tua esperienza sicuramente, ma anche cercare di dare una visione più ampia possibile in modo che, insomma, voglio dire, se sei d'accordo o non sei d'accordo, queste sono prove, no, scientifiche e al di là dell'opinione. Ma le prove ci sono, e che poi bisogna andarle a guardare, analizzare tutte, perché siamo sempre lì. Se 100 ricercatori dicono che va bene e due ricercatori dicono che va male, e però viene pubblicizzato e soltanto i due che dicono che va male, Chiaro. bisogna analizzare un po' tutte le prove, ovviamente. Quello che è una prova concreta e che nessuno può dire il contrario è che è partito dalla falconeria il concetto di reintrodurre in natura gli animali che si stavano estinguendo. E i primi sono stati i falconieri a dimostrare che è possibile. Certo. Ma Senza quindi se, poi senza gli ma. animali una volta reintrodotti in natura riescono comunque a essere seguiti o una volta introdotti basta, cioè ritornano nella natura 100% e quindi No, una poi... volta che sono reintrodotti li si può seguire solo esclusivamente tramite un tracciamento che può essere GPS o radio. E indicativamente si sa dove vanno, cosa fanno, ma basta. Cioè, anche perché. Una cosa, ecco, tra le varie cose che si parla quando si parla di rapaci, ma di uccelli poi in generale, è che a differenza nostra, gli uccelli nascono imparati, tra virgolette, cioè passami il termine, e loro non hanno bisogno di noi che li insegniamo a come cacciare, come volare, devono fare un po' di esperienza, ma lo sanno già da soli cosa devono fare. Ma infatti anche la falconeria stessa, altro non è che una relazione che si basa sulla fiducia di entrambi, cioè il falco si deve fidare del falconiere, il falconiere si fida del falco. Dove si va praticamente a condizionare l'animale a fare quello che vuol fare lui. Io non potrò mai obbligare un falco, una poiana, un gufo, un'aquila a fare una cosa che dico io. Ma anche perché, cioè, siamo obiettivi. I falchi volano. Se non gli piace dove vive, prende e se ne va. Certo, Anche perché cioè quella vita che praticamente hanno. seguono il loro istinto, Ma assolutamente. Voglio certo, dire, assolutamente. iniziano a capire che possono fidarsi, come dici tu, e non volano via, è perché stanno bene, no? Anche perché, obiettivamente, se fosse soltanto un discorso legato al cibo, che il falco viene da me solo ed esclusivamente per il cibo, io allora prendo, vado in un bosco, mi metto sul guanto un pezzo di carne, in teoria tutti i rapaci che vivono lì mi dovrebbero saltare addosso per mangiare quel pezzo di carne. Quando invece, anzi, io entro in un bosco e magari scappano. Ah sì, Cioè, per chiaro. dire, perché l'istinto di conservazione li porta ad allontanarsi, E ovviamente. invece Luca, tutti quegli aggeggini che si mettono in testa sul becco, eccetera, che insomma, alla vista dei non esperti possono sembrare attrezzi un po' inquietanti, spiegaci un po' invece Allora, in sicuramente realtà. quello che sembra più inquietante è il cappuccio che si mette in testa ai falchi. Che sembra una coercizione, un qualcosa, ecco cosa li metti, vorrei vedere se te avessi in testa quel coso. Innanzitutto io non sono un falco, quindi ho una percezione del mondo completamente come tutti gli esseri umani, diversa dai rapaci, quindi non possiamo neanche fare un paragone di questo tipo. È l'unico strumento che serve a non farli stressare durante i tragitti, durante i trasporti, in situazioni dove magari c'è troppo rumore. Serve soltanto a quello. Serve in Perché fase praticamente addestrativa. cosa succede? Gli attutisce Allora, rumore, l'unica vista. cosa, no, l'unica cosa che fa il cappuccio è quella di oscurare completamente la vista. Ma perché oscurando completamente la vista, alla fine il rapace che indossa il cappuccio, che poi il cappuccio lo si usa soltanto su alcuni tipi di rapace, non su tutti, no? Ma perché li tranquillizza? Perché sono animali che basano il 90% delle loro funzioni vitali sulla vista. E di conseguenza è stato provato che se una cosa non la vedono, rimangono tranquilli. Infatti, molte volte, tutti i rapaci che sono già condizionati, addestrati, come si vuole intendere, incappucciati, sonnecchiano. Io li posso portare in macchina, stanno lì a sonnecchiare, si liscia le penne, cioè, stanno tranquilli. Ma perché l'unico obiettivo è quello. Cioè, l'obiettivo base, che sia la falconeria, che sia l'addestramento di un rapace per fare il volo libero, la condizione più che l'obiettivo è che se il rapace mentalmente non è sereno e tranquillo, non vola né libero, ne sopravvive
perché i rapaci si ammalano principalmente quando si stressano. Se l'animale si stressa, cioè se l'animale comunque, il rapace in sé si sta stressando, ha le difese immunitarie che crollano, qualsiasi patogeno può intaccare e in poco tempo muore. In un attimo. Basta, cioè Ah, non proprio via. in un attimo, poi ovvio alcuni si Sì, no, riescono a per dire, però fare, comunque sono inizia tutte una sorta situazioni. di Esatto. declino, no? Quindi comunque ah, perfetto. Quindi l'obiettivo del falconiere è quello di gestire al meglio il falco. E per gestirli al meglio vuol dire che la loro biologia deve essere riempita. Quindi il cappuccio cosa serve? Serve a dargli un attimo di tempo, di tregua, tra virgolette, no? Di tregua da tutti gli input che possono esserci esterni, in modo che possa sonnecchiare, star tranquillo e basta, non serve nient'altro. Non ha Benissimo. un'altra funzione. Ti sento poco? Sì, Mi no, senti? adesso sì, sei tornato, sei tornato. Ah, ok. Invece, appunto, quando parlavi di fiducia, no, tra il falconiere e il falco e viceversa a questo punto, come la crei? Cioè, non credo che possa soltanto bastare il bocconcino, o al contrario, basta solo il bocconcino per iniziare la costruzione di un Allora, rapporto. il cibo sicuramente su tutti gli animali predatori è la parte più forte come motivazione, perché ovviamente gli si dà da mangiare, quindi si crea sicuramente una situazione positiva per loro. Però non basta soltanto quello, non serve soltanto quello. Adesso stiamo parlando di rapaci. Per creare un rapporto di fiducia con i rapaci, innanzitutto oggi siamo nel 2020, ci sono la maggior parte dei rapaci che nascono in incubatrice. Vengono allevati a mano, hanno un imprinting totale o comunque parziale sull'essere umano, quindi già sono molto più socievoli rispetto a un conspecifico selvatico. Già quello dà modo di essere visti quasi come dei simili, perché poi in realtà anche quelli imprintati sanno che noi non siamo dei falchi, tutti gli animali sanno che non apparteniamo alla stessa specie, e questo già crea un animale molto più tranquillo, più mansueto, con cui si riesce a gestire. A creare questo rapporto di fiducia. Il rapporto di fiducia lo si crea in maniera molto semplice. Non bisogna far male all'animale, non bisogna trattarlo male, non bisogna avere modi di fare troppo irruenti, non bisogna sbatterlo a destra e a sinistra, essere gestito come se fosse una reliquia, tra virgolette. Certo, Deve certo. mangiare bene, deve essere gestito al meglio, deve poter tutti i giorni prendere il sole, lisciarsi le penne, farsi il bagnetto, fare il suo volo se è abituato a volare. Bella Quindi vita proprio. è Cioè, come la se noi dovessimo farei vivere in anch'io vacanza sta tutto vita. l'anno. Cioè, la verità è, però, Esattamente. cioè, se si vuole gestire un rapace, lo si deve gestire così. Non ci Certo. sono vie di mezzo o altre tecniche. Chi ha la mano un po' pesante, che magari gestisce i rapaci di un certo calibro, no? Come taglia, aquila, volta e via, che magari usa le percosse e via, si ritrova con il naso staccato e ah, non senti più. Mi senti? Mi senti? Io non vi sento più. Aspetta. Scusa, perché non sento più. Mi senti? Adesso sì, Ah, boh, adesso non sì, so, era perfetto, andato ripristinato. via l'audio. Sì. E No, allora, ok. stavo Ma dicendo, io quindi la volevo gestione. chiederti proprio per appunto questo rapporto di fiducia, dacci un esempio della giornata tipo, quindi i bisogni, le necessità, no? E quindi come gli stai dietro proprio per garantire una vita da nababbi a questi Beh, animali? allora, sicuramente la prima cosa che si fa al mattino è quella di pulire le voliere, perché ovviamente volando poi nel pomeriggio, mangiando tanto nel pomeriggio, la sera e di notte sporcano tantissimo, no? Certo. E tenendo conto che magari una cipiter come può essere una poliana di Harris, una stora, un'aquila reale fanno schizzi da 2 metri, 3 metri e mezzo, quindi quando sporcano hanno un'area di, insomma, così. Quindi la prima cosa sicuramente è pulirli, anche perché se l'ambiente in cui vivono è pulito, ci sono meno probabilità che contraggano dei patogeni o dei parassiti. Certo. Dopodiché dipende cosa deve fare il rapace.
Cioè, nel senso, meno gli rompiamo le balle, meglio è, no? Perfetto. In parole povere. La realtà dei fatti è che sei abituato a volare, sei condizionato a fare volo libero e via, che lì si dà una tempistica, no? Cioè quotidianamente, ogni 2 giorni, a un determinato orario, via. Ovviamente sarebbe opportuno in quell'ora lì, in quel giorno in cui devi volare, prepararlo al volo. Quindi significa magari un'oretta e mezza prima incappucciarlo, se si tratta di un falco, ma anche di un'aquila per intenderci, tenerlo tranquillo, preparare nel frattempo la carne che gli si deve dare come alimentazione, sia come premio durante il volo che come alimentazione stessa, quindi come pasto giornaliero, perché comunque i rapaci generalmente gli si dà da mangiare una volta al giorno. Ci sono rapaci che mangiano anche 2 volte al giorno, ma teniamo conto che in natura loro non mangiano tutti i giorni. Quindi Certo. ci sono giornate in cui gli si dà qualcosa di più, gli si dà qualcosa di meno. Però in alcuni casi ci sono dei rapaci che, se sono partiti, che aumentano tanto di peso, è meglio tenerli a digiuno un paio di giorni, perché hanno l'intestino completamente intasato. Cioè, parlando di falchi magari deserticoli e via, che sono abituati veramente a mangiare poco e male, in cattività si trovano a mangiare magari la quaglia e la carne di piccione, i ratti e via, che sono alimenti che magari a noi fanno schifo, però a livello nutrizionale sono il massimo per loro. Ovviamente hanno anche un apparato che deve saper gestire poi tutta quella Certo. quantità di proteine, grassi e via dicendo. Quindi bisogna, come tutto il resto della gestione, seguire la loro biologia, Sì, chiaro, assolutamente. ci deve essere un equilibrio in tutto. Esatto. Se invece, cosa un po' diversa, è quando lo si sta preparando al volo, che io lo dico sempre, noi non li addestriamo realmente i rapaci, perché addestrare si addestra un cane, si addestrano altri animali. I rapaci o altri uccelli come i pappagalli, quando si fa volo libero, fondamentalmente li si condiziona a volare liberi, perché noi non gli insegniamo il battito d'ali, non gli insegniamo a come prendere una corrente piuttosto che la tecnica di volo. Ogni specie di uccello a questo mondo ha una tecnica di volo a sé stante, quindi quella specie, per come vive, ha sviluppato una determinata tecnica di volo, e in fase, diciamo così, addestrativa, tra virgolette, che poi non è un vero addestramento, andiamo ad esaltare quella che è la loro condizione. Non è Certo. cioè, una capacità insita che hanno loro. E basta. Certo. Quindi una volta che lo si fa volare, si esprime l'animale Si sente appagato, immagino. si sente appagato, perché comunque volando bene noi gli forniamo o la finta preda, parlando di voli comunque da dimostrazione, oppure gli forniamo, che ne so io, la preda vera, se si tratta di falconeria, riesce a catturarla. E quindi nella testa del falco è comunque una cattura avvenuta, perché comunque un rapace, anche quando li chiamiamo semplicemente al pugno, che mettiamo magari un pezzettino di carne, per loro è come se fosse una micro predazione. Certo, Quindi, certo. se, nella loro testa è sempre una predazione quello che fanno. Anche gli avvoltoi, i grifoni, che sono degli animali comunque passivi, perché si nutrono principalmente di carcasse, quindi non hanno una caccia vera e propria, non c'è l'inseguimento e tutto quanto. Volano, stanno 3 ore in aria perché devono cercare le carcasse. Quindi fanno sempre una ricerca del cibo, e quando trovano il cibo vanno e capiscono che, avendo usato quella tecnica di volo, hanno raggiunto l'obiettivo che desideravano. Certo, ma io ti volevo chiedere anche però una cosa prima poi di passare a una delle domande che ci hanno iniziato a fare. Sento, e non so se è un bene, che alcune persone iniziano sì ad avvicinarsi a questo mondo, ma anche a cercare di possedere, no? Un rapace. Ma magari non ne hanno quello che ti dicevo prima, la consapevolezza, quindi si avvicinano a un mondo tanto per moda, passami il termine. Sì, Succede, immagino, purtroppo, succede anche troppe volte. troppe volte, esatto. Quindi, Certo. se tu potessi dare qualche consiglio lampo, qualche flash, oltre a evitate di far cagate, La prima scusate. cosa, sono animali da non prendere per una Ecco, persona che ha un appunto, tenore di vita normale, eh. Cioè, per tenore di vita normale intendo quella persona che si alza al mattino, va a lavorare, poi torna a casa la sera, magari va a fare l'aperitivo con gli amici o va in palestra, torna a casa e via. Non, cioè, è uno stile di vita. Anche perché poi è vero che sono belli, cioè, come animali sono bellissimi, ci si potrebbe anche adattare a gestirli in determinate maniere. La realtà dei fatti è che non è così. Cioè, nel senso, sì, io me lo posso tenere, per dire, un Barbagianni o una civetta, ma conosco anche gente che ha le Pointer Iris in casa. Ma è meglio prendersi un gatto, cioè, o un cane.
Ma proprio perché non ha senso, cioè non ha senso, sono animali che hanno determinate esigenze, non rispecchiano, non possono comportarsi come la maggior parte delle persone cerca un animale domestico, che quindi l'animale affettuoso, patatone, via, allora non ne frega niente. No, Quindi se non certo. si ha un profondo interesse su quello che è magari l'animale in sé, quindi dal punto di vista ornitologico, non si ha un interesse a vivere la natura per quella che è realmente, quindi farne parte al 100%, e soprattutto non si ha interesse a rinunciare a quelli che sono i vari vizi, tipo le vacanze, Certo. fare del genere. È un mondo che è meglio evitare, cioè, ma perché si butta via tempo e soldi, e poi quello che ne fa le spese è l'animale, poi principalmente. L'animale, assolutamente, assolutamente. E Certo. laddove invece si trovasse qualche, che ne so, appunto, animale ferito, per cui, che ne so, Bisogna ti capita. consegnarlo ad un Ecco, centro di a chi? recupero autorizzato. A Centri un di recupero. centro di... Sì, autorizzati. Ce ne sono alcuni della Ok. LIPU, altri di altre associazioni così, però un privato non può detenere assolutamente un animale selvatico. Perché Perfetto. anche i rapaci, quelli per dire i miei personali, quelli che sono nel parco con cui collaboro e via, sì, sono animali selvatici, perché ovvio sono rapaci, però sono nati tutti in cattività. Seguono tutti Certo. quanti le direttive della CITES, hanno tutti quanti il loro documento, anello, microchip e tutto quanto. Quindi sì. Cioè l'organo Perfetto. competente della gestione della fauna selvatica sa benissimo quell'animale che è nato il giorno X in quell'allevamento Y, a chi va, dove viene trasportato e tutto quanto. Quindi anche a livello di documentazione un privato dovrebbe avere un registro su cui scrivere che tipo di animale ha preso, quando lo prende, quando lo dà via, e via dicendo. Insomma, è sicuramente controllato, molto più controllato rispetto a quello magari dei pappagalli, che anche lì sono controllati, perché anche i pappagalli hanno i vari documenti. Però Certo. ci sono diversi pappagalli che sono di libera vendita e altri che vengono venduti un po' magari così, anche non proprio correttamente, però è un pappagallino, quindi passa inosservata la cosa. Quando Chiaro, invece si chiaro. trova su un palco... A questo punto ti inizio, visto che siamo già a buon punto, prima di passare ai pappagalli, perché comunque in questo webinar noi tratteremo anche i pappagalli, ma perché? Proprio perché, come dicevi, sono quegli animali che più facilmente troviamo comunemente nelle case e quelli chiaramente un filo più gestibili che non sicuramente un'aquila o un falco, ma per i quali comunque bisogna avere assolutamente un'attenzione. Quindi, prima di fare questo passaggio, ti pongo le domande Sì. che vedo. Allora, Milky, solo che ho visto che se n'è andata, probabilmente si è sconnessa un attimo, quindi Milky, fammi sapere se ci sei perché almeno senti la risposta. È rientrata, perfetto. Allora partiamo da lei che aveva la prima domanda. Milky è una studentessa di veterinaria e si interessa al benessere animale. Vorrebbe chiedere come si valuta il benessere di un rapace dal punto di vista psicofisico, se esistono dei comportamenti stereotipati o si possono notare dei segni di malessere o di felicità e appagamento. E se esistono degli arricchimenti ambientali da fornirgli in caso di vita in cattività o invece nella vita con il falconiere. Allora, gli arricchimenti ambientali esistono e sono sempre esistiti fondamentalmente per i rapaci, anche perché se dobbiamo parlare di falconeria, l'attività stessa che fa un rapace è più che un arricchimento ambientale, perché fa la sua vita, fa quello che c'è scritto nel suo DNA, quindi abitualmente seguendo le tempistiche biologiche e fisiologiche dell'animale lo si porta sia a caccia che a volare e quindi già quello è un appagamento. E infatti è dimostrato, non lo dico io, lo dicono persone decisamente più esperte di me che hanno iniziato 50 anni fa a fare queste ricerche, che un rapace a falconeria poi rintromesso in riproduzione si riproduce meglio di uno invece allevato in cattività e lasciato sempre in voliera. Quindi evidentemente il fatto di esprimere quelle che sono le sue capacità insite può fungere, tra virgolette, arricchimento ambientale, o meglio, va a aumentare notevolmente la qualità di vita del rapace in sé. Ci sono alcune specie dove si fa invece un arricchimento ambientale vero e proprio, come nei pappagalli. Cioè io ho determinati rapaci dove ci metto dentro corde, palline, ma anche la mia aquila reale stessa, quando è ferma adesso che è ferma in voliera per la muta che sta cambiando il piumaggio, metto dentro delle palline, i Kong, quelli per i cani, si fa Sì. qualcosa. Beh, ma l'interazione c'è.
anche se sono distaccati, l'interazione c'è e si può valutare benissimo lo stato psicofisico di un animale per il semplice motivo che quando vengono gestiti correttamente ogni giorno vengono pesati. Se ci sono degli sbalzi, sì, vengono messi sulla loro bilancia, no? Perché un calo drastico di peso può indicare soltanto una cosa, se viene alimentato correttamente, abitualmente. Vuol dire che ha qualche principio di infestazione parassitaria piuttosto che patologie decisamente più complicate o più gravi. E torniamo al discorso che facevo prima. Se il rapace si ammala, alla base solitamente c'è una situazione di stress. Quindi vuol dire che evidentemente come è stato alloggiato, come è stato gestito, non è il massimo della vita. Poi, ovvio, se un rapace si prende il West Nile virus perché è stata la zanzara a trasmetterlo, lì non è questione di mancanza del keeper o del falconiere, ma è la natura. Cioè, come noi Sì, possiamo prenderla malare se siamo in alcune zone, loro si possono chiaro. ammalare anche. I segni ci sono, anche dal punto di vista psicofisico. Quando sono particolarmente aggressivi in maniera immotivata e via, vuol dire che c'è qualcosa che Li disturba. aggressivi, io adesso mi sto riferendo ad animali gestiti in prima persona, non tra virgolette selvatici da voliera. Quindi animali Certo. che vengono fatti volare via. Se hanno un'aggressività interspecifica o intraspecifica immotivata e via, evidentemente una base di stress c'è. Poi parliamo comunque di animali che nella maggior parte dei casi ragionano, la loro comunicazione si basa sull'aggressività. Quindi bisogna valutare bene in che caso sfoci l'aggressività o meno. Io quello che vi posso dire, se guardate anche la mia pagina, cioè guardate la mia quella reale, si mangerebbe chiunque, me la sbaciucchio, gli faccio i grattini e via, ma perché si fide? Perché io ce l'ho da quando ha 3 mesi di vita, non gli ho mai tirato una sberla, una bastonata, niente, l'ho sempre portata a volare, ho sempre seguito quelle che sono le sue esigenze. Te la E sei sposata, insomma. beh, ma anche perché poi vivono tanto, sono animali particolarmente. Ecco, diciamo che l'aquila reale tra tutti i rapaci è proprio l'ultimo da valutare, da prendere. Da valutare, Per i problemi che può creare. esatto. Qui ci Quindi dicono. i dati ci sono, i dati ci sono, Certo, e si possono certo. valutare, e io lo dico perché lavoro in un parco zoologico, sono lì tutti i giorni. I controlli veterinari sono sì, settimanali. I controlli da parte del ministero piuttosto che dell'ASL ci sono sempre, sono ogni 2 settimane quasi. Se qualcosa non dovesse andare bene, fanno chiudere tutto. Te ne accorgi, certo. No, ma poi cioè, indipendentemente o si trova la soluzione per farli star bene o la si trova. Cioè, Assolutamente, assolutamente. È primario il sì. loro benessere e il loro equilibrio, assolutamente. Esatto. Quindi associano solo per un fatto di cibo, non hanno una sorta di intelligenza, quindi immagino si riferisca appunto al riconoscimento No, verso i il. rapaci riconoscono perfettamente il proprio falconiere con cui stabiliscono il legame. Ovvio, è un legame ancestrale. Come dicevo prima, non si tratta dell'animale domestico, come può essere il cane che è quasi succube, no? In maniera innaturale all'essere umano, che cioè nasce già che nel suo DNA c'è scritto che deve essere quasi sottomesso generalmente, all'essere umano. I rapaci non frega un cacchio, quindi o lo sai gestire e si crea un legame o non crea assolutamente legame con te, però loro ti riconoscono perfettamente. Difatti un singolo rapace gestito da una persona con quella persona con cui crea il legame si comporta in maniera, dato in mano un'altra persona potrebbe anche scappare immediatamente, Certo. a parità di condizioni, eh? Cioè nello stesso ambiente, piuttosto che alimentato nella stessa maniera, facendo le stesse identiche cose, gli stessi identici movimenti, quindi è tutto relativo fino a un certo punto, ma hanno un'intelligenza che ovviamente non è sviluppata e ampia come può essere la nostra, ma come può essere l'intelligenza di un pappagallo o di altri animali. Loro sono dei geni realmente nell'allevare la prole e nell'andare a caccia, le altre funzioni di vita, ma perché non è la loro natura? Cioè, Chiaro. a un falco pellegrino non serve a nulla distinguere il verde dal rosso come oggetto, piuttosto che prendere la pallina e portarla da una parte all'altra. Cosa mi frega? A lui interessa andare su un piccione, su un'anatra per mangiarsela. Certo. Basta. Sono animali semplici in tutto, Sono perché semplici nella loro complessità, perché poi, come tutti gli uccelli, assolutamente. hanno delle capacità fisiche che sono impressionanti. Cioè, loro hanno una vista, i rapaci, ma questo tutti gli uccelli, a parte qualche raro caso di uccelli notturni, che vedono molti più colori di quelli che vediamo noi. Lo spettro ultravioletto lo identificano come un colore vero e proprio e non hanno bisogno, come noi, del luminol, come in CSI, per vederlo. Vedono le correnti, comunque l'aria muoversi come se fosse come noi vediamo l'acqua del mare, per intenderci. Sì, Infatti sì, sì. loro volano seguendo le correnti, ma perché le vedono? Lo stesso gli uccelli migratori, seguono le rotte della migrazione perché la crosta terrestre emana determinate, no, linee magnetiche e seguono quelle tracce.
Vabbè, mi stai facendo innamorare e non va bene, che io poi tra l'altro ho due chihuahua che potrebbero essere le prede di un'aquila, quindi direi Tutte e di due in no. una volta, anche sì. Quando verrò a trovarti vengo senza chihuahua. Allora, Uliana ci chiede, buonasera, volevo chiedere se un rapace viene reinserito in natura, se dovesse rivedere la persona che l'ha allevato fino a quel momento, si ricorderebbe di quella persona? Probabilmente si ricorderebbe, ma non avrebbe nessuna volontà di avere, anche perché i rapaci quando vengono reintrodotti in natura, se viene fatta una reintroduzione a fini conservativi, quindi non tanto la riabilitazione, quanto proprio l'animale che viene messo in un habitat idoneo per farlo riprodurre via, vanno subito in dispersione. Quindi se non sono tracciati vanno per la loro strada e nessuno lo sa. E basta, Ma anche quelli riabilitati non gliene frega poi niente, una volta che fanno la loro vita, fanno la loro vita. Sono animali comunque completamente indipendenti, eh. Non sono animali di branco, a parte le poiane di Harris, ma sono animali completamente indipendenti. Certo. Quindi ultima domanda e poi passiamo ai pappagalli. Possono sviluppare intolleranze alimentari vista la cattività? Allora, più che intolleranze alimentari, potrebbero sviluppare dei problemi di affaticamento renale o epatico. Se l'alimentazione che gli viene data non è corretta in base al loro stile di vita, ovvero sono dei carnivori stretti, mangiano solo esclusivamente carne. Se io ho un falco che tengo in voliera, che quindi fa un movimento molto limitato, tipo un pellegrino che è abituato a fare un certo tipo di volo, a vivere in voliera, tipo i riproduttori, vive benissimo, non è che ha delle carenze, però deve mangiare comunque delle carni particolarmente leggere. Non lo si può caricare tutti i giorni con carne di piccione che ha più del 30% di proteine, i reni poi scoppiano. O magari soltanto quaglia che gli si gonfia il fegato a dismisura per il grasso che viene costantemente accumulato. Quindi bisogna capire innanzitutto quanto Variare. pesa. Certo, bisogna, ma come è importante per noi variare? È importante per tutti gli animali. Allora, certo. Assolutamente. E qui ci chiedono, per iniziare la falconeria, che falco consiglieresti? Nessuno. Grande, Né siamo gufi né pronti. fati. Un bel po' di libri di ornitologia, di libri che parlano di biologia aviaria, poi qualche manuale di falconeria, fare qualche corso e poi magari se si capisce che è una cosa che fa proprio caso, iniziare. Si inizia bene, quindi tanta tanta teoria prima. Ok, Sì, generalmente ci vuole un anno e mezzo sui libri e poi si inizia col primo falco. qui invece per lavorare in un bioparco invece, però non ho capito che cosa intendi, Milky, cioè quanto tempo ci vuole per lavorare, per arrivare a essere idonei a lavorare in un bioparco, quello intendi? Penso che Vediamo. Ecco, ok. Quindi quanto tempo ci vuole affinché uno possa essere pronto per lavorare in un bioparco? quanto tempo ci vuole? Io vado da persona a persona, ci sono persone che magari dopo un Ma c'è un anno si percorso ritorna. di studi, immagino una laurea magari in veterinaria piuttosto che o Allora, neanche. se io dovessi laurearmi in veterinaria, vado a fare il veterinario, non avrebbe senso fare il keeper. O il trainer, sicuramente devo seguire dei percorsi. C'è un problema alla base, che siamo in Italia e certe figure non sono ben identificate. Sicuramente servono le competenze, quella è la base. Cioè, la conoscenza serve, la cultura serve su un determinato tipo di animale che si vuole gestire, perché sennò si creano soltanto problemi. E in cattività i problemi sono dietro l'angolo. Cioè, anche quando si fanno le cose fatte bene, che si sta attenti, c'è sempre il rischio che qualcosa, per un La motivo o per rovina. un altro, vada male e succeda il danno. E poi dipende perché animale si gestisce. Cioè, se gestisci delle aquile e arrivi il mattino che ti sei dimenticato la porta della voliera aperta, diciamo che non è proprio il tuo mestiere. O No, ti dimentichi, ok, non posso farlo. o ti dimentichi magari un animale messo fuori a prendere il sole il giorno prima, te lo dimentichi legato al blocco e lo trovi il mattino sbranato, cioè perché è passata una volpe. Quindi diciamo che magari non sono proprio. Sì, ma no, diciamo che devi modificare completamente la tua vita per loro e quindi deve esserci proprio la volontà, no? Di cambiare la tua vita, di cambiare o di adattare la tua Beh, vita. cambiare, secondo me, ma chiunque lavori con gli animali perché ce l'ha dentro.
Cioè, quindi non è Esatto, che un se mi sveglio al adattamento. mattino dico, cioè, oggi cosa faccio? Vado a fare, che ne so, l'impiegato in banca o vado a passare le giornate di training? È una cosa che è dentro, cioè ci nasci e basta. Infatti, a me è capitato alcune volte di parlare con falconieri che hanno magari 40 anni di esperienza e mi dicevano, cioè, devi avercelo nelle vene, punto. Cioè, o ce l'hai o non ce l'hai. Quindi tra un po' ti vediamo, Sembra... ti si spunta le ali, insomma. Quello no, perché anche sì, soffro di vertigini, quindi No, non è proprio... Non è proprio assurdo, proprio non la dovevi dire. l'ideale per me. Comunque, cioè, o hai la passione dentro oppure non riesci a fare troppo. Se hai la passione e la volontà, poi riesci in tutto. Magari c'è chi ci mette meno, chi ci mette di più, però poi si arriva all'obiettivo. No, il ragazzo che prima ci chiede, ragazzo o la ragazza perché non lo so, è una sigla a nome, che ci chiedeva appunto come si può diventare falconieri, ci dice che nota una tendenza dei falconieri a essere un po' gelosi del proprio mestiere, quindi dire di non iniziare prima ancora di... Ma allora, io sinceramente mi vedo molto più aperto mentalmente rispetto a falconieri vecchio stampo. Lì non è il non far vedere o non insegnare il proprio lavoro, perché adesso obiettivamente non è questione, io posso insegnare tu, cioè una persona può venire con me dal mattino alla sera, poi magari diventa più bravo di me, oppure non riesce ad arrivare neanche alla metà di quello che sono io. È come se voglio correre in Formula 1, non è che se vado a guidare tutti i giorni con Schumacher divento come Schumacher, cioè adesso beh. Sì, Così no, là, un altro, infatti, un altro. però per dire, cioè, non è quello, è più che altro un concetto che è un'attività che si sente, un falconiere la sente dentro e non vuole che venga sputtanata, perché poi il problema di oggi è che con il commercio e tutto quanto, che per carità è giustissimo, perché i parchi zoologici acquistano, chi fa falconeria comunque li acquista, i rapaci, quindi è giusto che ci sia un commercio, che deve, io sono sempre dell'idea, sempre stato dell'idea che bisognerebbe organizzarlo un po' come negli Stati Uniti via, facendo un patentino, facendo insomma una cosa abbastanza Certo, dedicata, strutturato. sì, per avere determinati requisiti. E ovviamente cosa stavo dicendo? Lasciare un falco in mano al primo che te lo compra, che poi lo manda a morire, insomma, non è proprio il massimo di quello che Assolutamente, desidera un falconiere. assolutamente. E soltanto quello è il concetto, non è che, perché poi voglio dire, se tutti quanti, cioè tutti quanti, se adesso siamo in qualche migliaio e 50 anni fa tra tutta l'Europa e il Nord America si contavano forse 100 falconieri in totale, vuol dire che qualcuno ha insegnato, Certo, altri hanno sparato e, vice, e si lavano. vicendevolmente si tramanda, ma infatti perché la falconeria è anche patrimonio immateriale dell'umanità per l'UNESCO, perché sono tradizioni che vanno avanti da millenni in tutto il mondo. E la Assolutamente. falconeria è una delle poche cose che si va in qualsiasi paese, cultura diversa e via, ed è presente nella stessa identica maniera. Maniera, certo. Quindi. Ci sono animali pericolosi per i falchi? Beh, allora, diciamo che per i falchi, i rapaci stessi sono anche nemici di se stessi. Cioè, nel senso, un falco può essere il predatore di un altro falco o di un gufo. Per dirci, l'aquila può essere un predatore di un falco, di un gufo, di altri animali. Sono predatori, quindi tra di loro sicuramente non andranno mai d'accordo, non ci sarà mai un'empatia. Tra di loro preferiscono magari uccidersi piuttosto che condividere, no, un pezzo di carne. Quello è ovvio, scontato. Cioè, come dicevo Bene. prima. Quindi io direi che adesso passiamo a un animaletto un po' più docile, forse, perché poi anche lì ci sarà sicuramente dietro un mondo, ma come ti dicevo prima, sicuramente è l'animale che più facilmente troviamo in tutte le case e quindi noi come sintonia vorremmo passare comunque un messaggio di consapevolezza anche su questo. Un po' come dicevi tu, non è che ci si improvvisa proprietario di quell'animale soltanto perché l'ho comprato, no? No, Quindi perché anche i pappagalli sicuramente sono più facili da comprarsi, da mettersi in casa, perché diciamo la visione è quella generale, quella di dire prendo il pappagallino, me lo metto in gabbia, è buono. esatto. Molto limitante per un pappagallo come vita, perché Esatto. parliamo di animali che hanno una capacità intellettiva paragonabile a quella di un bambino dai 5 ai 7 anni di vita, relativamente alla specie, quindi stiamo parlando di animali che capiscono realmente, interpretano. Poi paradossalmente, perché sono uccelli, la realtà è un po' come la interpretiamo noi.
No? Quindi c'è Certo. un feeling, perché anche i pappagalli stessi sono selvatici, nascono in cattività, ci sono diverse anche colorazioni che vengono fuori soltanto in cattività perché vengono riprodotti spesso, ma geneticamente è ancora selvatico, non lo si può definire domestico, assolutamente. Però hanno una intelligenza talmente elevata che si riesce comunque a creare un feeling di un certo livello, ma proprio perché la loro mentalità è molto simile alla nostra. Sono animali innanzitutto monogami, quindi una volta che trovano un partner ci stanno per tutta la vita. Non sono predatori. Sclerando anche, sclerano anche loro col Ma partner. sì, quello è normalissimo, cioè senza chiederselo, cioè, poi i pappagalli gridano, si prendono le beccate, via. Infatti ogni tanto lo fanno anche con i vari partner umani, ovviamente. Quello che ha un pappagallo rispetto al rapace è un po' come il giorno e la notte. Cioè, i pappagalli non sono predatori, sono animali che generalmente si nutrono principalmente di noci, frutta, vegetali e saltuariamente anche di insetti, o di uova in alcuni casi, e hanno un concentrato di allegria, di senso anche dell'umorismo in via tangibile. Quindi si tratta di animali che una volta che vengono gestiti in cattività, in casa, con un proprietario, con una famiglia e via, si riescono effettivamente ad inserire nel nucleo familiare. A mio Certo. parere molto, molto più di un cane. Perché il cane, per quanto sia domestico, per quanto sia docile, è una selezione di migliaia di anni voluta dall'uomo ad avere determinate caratteristiche, che molte volte sembra l'animale più fedele di questo mondo, però in alcuni casi non è così, è soltanto una condizione comportamentale che ha l'animale dopo migliaia di anni di selezione in questo caso. Il pappagallo è un selvatico, quindi dimostra quello che è realmente, senza la mano dell'uomo. Però ragionano in maniera paradossale, similmente a noi, probabilmente perché hanno avuto un'evoluzione nell'arco dei millenni simile a quella dei primati, vivono sugli alberi, si cibano più o meno delle stesse cose, sono monogami, ma comunque vivono anche in grandi gruppi, cioè si sono dovuti Benissimo. ingegnare anche non poco per sopravvivere in natura. Per dire, i pappagalli mangiano abitualmente un'argilla che gli serve per depurare l'intestino dalle tossine, dai parassiti, e via dicendo. Ma non c'è nessuno che è andato lì a dirgli: guarda, che se la vai a mangiare, e Certo. come se fosse un medicinale, ci sono arrivati da soli. Sì, E chiaro. infatti, quello che si riscontra in cattività, poi in cattività, io parlo sempre generalmente in cattività, che può essere il pappagallo tenuto in casa. Molte volte ci sono pappagalli che stanno male, la vivono male, sono iperstressati, ma semplicemente perché sono stati allevati a mano. Cioè, i miei pappagalli personali io li ho allevati, li allevo a mano, ma perché vivono con me dal mattino alla A sera, li mano faccio cosa volare. vuol dire? Cioè, da Perdonami. quando escono dall'uovo o da quando hanno quei 15-20 giorni di vita, iniziare a dargli praticamente il pastone, perché il pappagallo non mangia quello che mangia l'adulto, mangia praticamente il rigurgito dell'adulto, no? Prima dello svezzamento. Quindi si fanno questi frullati, tra virgolette, e li si dà con la siringa o con il cucchiaino, dipende dalla tecnica che si preferisce, questo alimento affinché lo si porti poi allo Alla svezzamento, no? crescita. Questo cosa comporta? Un imprinting totale o comunque sociale, se ci sono anche altri pappagalli in mezzo nel frattempo, sull'uomo, no? E ovviamente il pappagallo, vedendo poi che, cioè, avendo un imprinting completo sull'essere umano, quindi vuole interagire come se fosse un suo cospecifico quasi, automaticamente determinati comportamenti che possono essere l'abitudine di lasciarli chiusi in gabbia sono molto deleteri. I pappagalli cominciano a deplumarsi, a stressarsi, a farsi del male, e fanno questo perché non se la vivono bene. Non è questione Certo. del giochino che gli si mette dentro la voliera, dentro la gabbia, piuttosto che l'alimentazione. Sì, l'alimentazione ha un ruolo importantissimo perché anche nei pappagalli deve essere equilibrata, ovviamente. Però è anche un'interazione costruttiva che deve avere con il proprio partner, poi, perché poi loro ci vedono così. Quindi Assolutamente. anche l'attività che si va a fare con un pappagallo, a mio avviso, dovrebbe evolvere un po', visto che siamo comunque nel Certo. 2020, no? Quindi iniziare a ragionare che un pappagallo può volare libero, può stare libero, e se mi prendo un pappagallo non mi devo lamentare che tenendolo libero magari mi fa la cacchina sul pavimento, perché ovviamente è una Ecco, funzione. ma il fatto di liberare non c'è anche con un pappagallo il rischio che possa scappare? Con i pappagalli è tutto sulla relazione, ci sono varie scuole di pensiero, tecniche addestrative, io i miei li faccio tutti sulla relazione, e
tornano. Ho anche i video che volano liberi, li chiamo dalla finestra ed entrano nella finestra. Poi Cioè, anzi, quindi. pian piano li caricheremo anche sulla nostra pagina Facebook perché veramente sono da guardare a bocca aperta dalla bellezza. Ma anche perché il volo di un pappagallo che fa con te come proprietario, come suo amico, come suo partner, lo fa per gioco. Non fa simulando un'azione di sopravvivenza, come può fare un rapace, no? Quindi, se viene impostata la cosa come un gioco, come una cosa che deve stare tranquillo, che lo si abitua a non avere paura, a non spaventarsi di tutto, quello che lo circonda, avere fiducia nel proprio partner, che quando arriva non succede niente, sta bene, sicuro, si divertono poi. Cioè, ma Certo. è proprio un modo per farli vivere meglio. Oltre, cioè, non è tanto il volo in sé, è l'attività fisica, è il fatto che magari volano, poi vanno, lì si lascia andare magari anche su qualche albero, si rosicchiano qualche ramo, qualche gemma, le foglie, via, cioè fanno una vita più simile a quella che è scritta nel loro DNA. Poi hanno l'interazione con l'essere umano, no? Quindi vanno praticamente ad ampliare quelle che sono le loro capacità e abitudini psicologiche, perché ovviamente un conto è un animale che deve vivere in voliera o anche un selvatico limitato al suo stile di vita. Un altro conto è quello che ha la sua identità ben definita, ma la va ad ampliare interagendo con una specie diversa. In E altre quindi azioni, chiaro. è un po' Ci quello chiede che. Matteo, aspetta che, ahimè, ho bisogno delle protesi. I pappagalli in genere hanno un'intelligenza tra i volatili molto spiccata e riescono a produrre parole, ma la mia domanda è, le imparano o le ripetono? Allora, il fatto del parlare, anche a me tutti quanti quando mi vedono con la mia rara, tutti ma parla, ma parla, ma parla. I pappagalli possono parlare, però come tantissimi uccelli, perché non sono soltanto i pappagalli, ci sono anche tantissimi corvidi o altri passeriformi che imparano a riprodurre perfettamente determinati suoni o la voce, per dire, di un essere umano, la maggior parte degli uccelli lo ripetono come suono a sé stante, cioè imparano quel suono, quella sequenza, no, di frequenza e la vanno a ripetere, chi meglio, chi peggio. Pappagalli non sono tra i migliori come qualità della riproduzione, però sicuramente sono gli unici, magari anche i corvi, che capiscono il significato di una parola. Quindi significa che se io il pappagallo lo posso addestrare a ripetere una parola a comando e impara a ripetere quel suono a comando senza capirne probabilmente il significato. Posso invece avere un pappagallo che vive perennemente con me, che in maniera autonoma impara a dire determinate parole e le inizia a utilizzare in quel frangente corretto, ma perché comunque riesce a concepire il significato di quella parola. E del Ovvio, in maniera. momento. Ed è il momento, certo. Cioè, il mio mi dice sempre ciao quando mi vede al mattino. Oppure dopo qualche ora che non mi vede, ovvio, fa ciao, ciao. Cioè, non è che lo dice ovviamente come fosse l'interpretazione di un essere umano, è ovvio. Però Certo, stiamo parlando comunque di uccelli. cioè, che è incredibile. Ci dice Andrea, vedo purtroppo sempre più pappagalli in giro liberi in città, ma è dovuta ad incuranza del proprietario e quindi successiva riproduzione? No, è dovuto al fatto che sono ormai infestanti perché negli anni. Si è Perso sparito. tutto. Mi si sta spegnendo il cellulare tra un po'. E, stai dicendo. No, è dovuto al fatto che ormai ci sono tantissime specie di pappagalli definite infestanti nelle varie città, tipo per dire Pavia è piena di pappagalli, di parrocchetti monaci dal collare, Roma stessa e via. E questo non è dovuto alla noncuranza, è dovuto al fatto che tanti anni fa non c'era la concezione che c'è oggi, ci si stufava di avere l'animale in casa e lo si liberava. Ah, ok. Trovavano, essendo animali intelligenti, trovavano da mangiare, trovavano un partner, si riproducevano e il E gioco via. parte. Tutti i pappagalli possono essere addestrati al volo libero? Beh, sì e no. Perché ci sono pappagalli che sicuramente sono più portati come stile di volo e capacità proprio fisica, tipo le ara sono quelle più predisposte al volo libero. Altri, come possono essere i caicco, i cenerini, ovviamente hanno una struttura fisica che non è proprio da volatore, però ovvio sì, vola, cioè vola, certo, sono uccelli, non sono Okay. atteri, quindi possono volare senza problemi. Certo. Ovvio, va fatto nei tempi giusti e nei modi giusti. Non è semplice questo, è molto più complicato mettere in volo libero un pappagallo piuttosto che un rapace. Certo. Valeri ci dice che aveva una gazza che parlava e diceva proprio il suo nome, raccolta da terra da piccola, quindi probabilmente anche le gazze.
Ok, benissimo. Quindi, visto che Luca si sta scaricando la batteria, se avete domande, fatele subito. Noi per ora, diciamo che abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti, che avevamo promesso per questo webinar. Dire che ci hai affascinato è poco, perché alla fine, un po' Non come ti vale. dicevo prima, il fatto che l'uomo non vola, fa sì che appunto questo mondo sia ancora misterioso, affascinante. Poi comunque i rapaci, per quanto incutono un filo di timore, no? Perché comunque sono possenti, sono appunto con questa vista incredibile, eccetera. Non è che proprio giri tranquillo sapendo che ce li hai sulla testa, Sì, però sì, sì. tutto fa la conoscenza, assolutamente. Tanto più sui pappagalli, che appunto averli in casa è giusto averli in casa, ripeto, con consapevolezza. Ci dicono: io ho un Lori arcobaleno, potrei addestrarlo per il volo libero? Così Abbiamo come poco per tempo, abbiamo poco il tempo per rispondere. No, no, si può fare, però dipende dalla situazione, da quanti anni ha il pappagallo, come è stato abituato, come è stato allevato e come viene gestito. E ci sono troppi fattori in ballo. Cioè sì, se sbatte le ali, sì, però non è detto che si riesca. Ecco. Ma quanta vita ha un pappagallo generalmente? Ci sono A pappagalli che Spagna? vivono 20 anni, altri che ne vivono 90. Ah, ok, quindi comunque Dipende. sono longevi. Sì, sono molto longevi, sì. Tra i più longevi. Bene, bene, bene. Ok, quindi non vedo altre domande. Luca, non so se hai da Okay. aggiungere qualcosa. Allora, una cosa però ce l'ho. Dimmi, dimmi. No, dico, se ci sono magari qualcuno che contatti via, ne faremo altri di Esatto, webinar stavo proprio dicendo dedicati questo. magari a un argomento in particolare, perché adesso sono andato proprio Esattamente. in maniera Infatti stavo estremamente generica. proprio. Sì, assolutamente, stavo proprio dicendo quello, che con Luca cercheremo prossimamente, quindi chiedo e consiglio vivamente di seguirci sia su Facebook che proprio sul sito. Ci troveremo per altri appuntamenti dove andremo un po' più nel dettaglio dei vari argomenti, sia rapaci che pappagalli. Insomma, chiediamo anche a voi di consigliarci, no? Qualche argomento su cui veramente volete focalizzarvi, e cerchiamo appunto di prenderne nota e sicuramente darvene seguito. Barbara ci dice che sarebbe bello vedere anche una dimostrazione dal vivo. Sì, ma a questo proposito aggiungo anche che ci stiamo organizzando, se Luca appunto ci riuscirà a dedicarci del tempo, perché noi siamo veramente, come dire, no, non ci intendiamo di rapaci, ma sarebbe bellissimo per noi venire a fotografare sia te, i rapaci, e Sicuramente. che si avvicinano a questo mondo, fosse soltanto per il fascino che ha e che trasmette, proprio magari al safari dove lavori tu. Quindi anche su Volentieri. questo è una chicca che vi lanciamo così, ma seguiteci anche per questo dettaglio, perché sicuramente io dovrò trovare tutto il coraggio del mondo per farmi una foto vicino, ma banalmente anche a un pappagallo, io sinceramente, perché non sono coraggiosa per niente, però, ripeto, la volontà c'è tutta. Quindi io vi lascio appunto dopo questa bellissima esperienza con un ci rivedremo sempre con sintonia con Luca. Potete scriverci anche su Facebook, Messenger, mail o il telefono, tanto tutti i contatti sono sul sito. Per qualsiasi domanda possiate avere ancora per Luca, che noi poi magari gliela giriamo e vi mettiamo magari in contatto. Esatto. Grazie mille a Grazie a voi. tutti. Altrettanto. Buona serata, e questa registrazione sarà poi visibile sia sul sito che su YouTube. Quindi potrete sentire in loop tutte le informazioni. Ok,
A presto, Grazie, ciao, ciao buona serata, a tutti. ciao ciao.